appena inaugurata la mostra collettiva di pittura a Fermo nelle piccole cisterne romane, e ad introdurre il professor Stefano Papetti. Cosa troveremo là dentro? Beh, innanzitutto uno straordinario connubio tra lo spazio, un edificio che risale a 2000 anni fa, che l'amministrazione comunale ha per questa circostanza riaperto e riconsegnato all'uso della città, abbinato alle opere di artisti contemporanei. Questo binomio appunto tra passato e contemporaneità è qualcosa che si sta sperimentando in varie città d'Italia. E anche Fermo ovviamente partecipa di questo fermento, legato al fatto che in realtà non c'è distinzione tra arte del passato e arte contemporanea, perché l'arte è sempre contemporanea. Sono 12 gli artisti che espongono, non soltanto marchigiani, abbiamo artisti appunto che vengono anche da regioni lontane rispetto alle Marche, ma che sono affezionati frequentatori di questi luoghi. Si spazia dall'arte astratta all'arte figurativa. Sono tutti artisti che in campo sia professionale che dilettantistico hanno una grande passione per l'arte e hanno formato una specie di sodalizio che tutte le estati presenta le proprie opere, nel passato per 3 anni a Porto San Giorgio, quest'anno a Fermo, dove appunto le piccole cisterne romane rappresentano uno spazio espositivo di grande pregio. Quasi come reazione a questo periodo passato c'è un grande fermento ora. C'è un grande fermento, una grande voglia da parte del pubblico non solo di uscire ma di essere coinvolto in iniziative intelligenti come questa, ma devo dire che anche nelle opere esposte, soprattutto in quelle più recenti, si avverte come ogni artista sia stato in qualche modo segnato nel bene e nel male dal Covid. Nel male perché appunto la reclusione certamente rappresenta per tutti, in particolare per gli artisti, un momento non positivo. Nel bene perché l'essere recluso ha rappresentato per molti di loro l'occasione per riflettere su se stessi e sulla loro opera. Quindi anche se alcuni di questi artisti li abbiamo già visti nel passato, in altre mostre, in altre iniziative, quest'anno appaiono un po' diversi rispetto a come erano in precedenza.